Bentornati a Demiurgo del Pensamento, questo qua è il mio solito bunker, però con tanti spray che come avete visto, spiegare una volta per tutte tutto quanto. Ci saranno i sottotitoli in inglese perché sono argomenti, questi qua del retro gaming e del setup, che in Italia non sono molto sviluppati. Il green screen, queste qua sono due nuove luci LED. Qui c'è il computer, quindi la parte del computer con tastiera, mouse da gaming, i controller vari che uso con i vari adattatori. Il computer che renderizza tutto in 1080-60 fps con la scheda di cattura. Quindi diciamo, sul computer gioco ai giochi da computer. Tendo a emulare molto poco perché se non i sistemi più vecchi come lo SNES, diciamo che dalla terza generazione videoludica fino alla quarta. Perché per tutto il resto, come vedete, la quinta, la sesta e la settima le ho praticamente complete. L'ottava non mi interessa da lì in poi. Quindi questo, diciamo, è il luogo dove, diciamo, questa è la scrivania dove lavoro, ho un OPS là sotto, un OPS che rende la corrente secondo un'onda sinusoidale perfetta, quindi tutto quanto quello che vedete qui, tranne la stufa, è sotto OPS, quindi in caso di blackout, in caso di sbalzi di corrente, essendo macchine vecchie, sono protette. Un OPS da circa 300 euro della Borri, ed è molto buono, si è trovato molto bene, da 900 watt, perché tanto io non accendo mai tutto insieme, quindi più di 700 watt non li ho mai superati. E il mio computer da gaming, e niente, qui uso OBS, Streamlabs, quindi posso catturare tutto quanto e fare. Io la cosa principale di questo video è spiegare come collegare tutte le retro console della quinta, sesta e settima generazione, catturarle, fare gameplay e fare streaming in 1080-60 fps di qualità nativa. Per quanto riguarda lo streaming e i software da PC, non lo spiegherò nel dettaglio, nel senso che esistono guide apposta, avete OBS, ognuno usa il suo programma, lo setta. Fatto sta che là ho la scheda di cattura Avermetter Live Gamer Portable 2 e qui c'ho la cattura, praticamente va impostato. Vi consiglio di mettere in proprietà, di mettere tipo di risoluzione predefinita, perché se mettete 1080 forzato, innanzitutto è 1080 di default, però non so perché, ma se lo mettete 1080-60 fps qua vi lagga. E c'è un lag praticamente, perché io a volte, fino a poco tempo fa, visto che c'era lag, non potevo guardare qua, io posso guardare tutti gli schermi. Però mi mettevo sempre lì, quindi era difficile perché avevo il microfono là, mi mettevo qui e non sapevo come parlare là, quindi usavo microfoni scadenti. Invece in questo modo, se voi mettete predefiniti, è praticamente immediato, non c'è lag, quindi uno può mettersi le cuffie e l'audio arriva attraverso USB della scheda, e quindi voi potete giocare a una console che si trova dall'altra parte della stanza qua al computer e avete tutto più sotto controllo. Invece non so, quando uno mi scriveva prima ero laggiù e toccava andare, alzarmi, leggere, e in questo modo si risolve. Quindi vi consiglio di mettere i predefiniti. Io la ripeto, io ho la Avermedia Live Gamer Portable 2, che secondo me è una scheda di cattura eccezionale, costa poco, sui 120 euro mi sono sempre trovato bene. Poi vabbè, c'ho il Samsung Metal come microfono, c'ho delle cuffie normali, niente di che, roba. Ci sono delle cose economiche che però, se uno sa scegliere bene, sono di qualità. Quindi per il computer non ho molto da dire. No vabbè, veniamo qua alle console. Tutte le mie console sono collegate con quasi tutto il mio setup, è incentrato su uno scheda. È questo qua, che è l'OSC, che è uno scheda della Madonna da 400 euro. Che è il rivale dei Framemaster, molto meglio dei Framemaster, perché supporta tutti i colori in RGB puro. Ho il Nintendo 64 collegato tramite scarte RGB Pack a Punch Pro del GameCube. Normalmente Nintendo 64 non supporta l'RGB, ma questo qua è modificato RGB, quindi già acquistato, l'ho già acquistato da un italiano per 100 euro ed è l'unica console che ho dovuto modificare a livello video per poterlo trasmettere in RGB. E niente, quindi arriva questo SCART switcher. Questo è il primo SCART switcher, quindi è l'input 1. Ci sono 5 input che poi vanno nel, come uscita, l'output di questo va nel primo input di quest'altro. Ne ho dovuti prendere due, uno da 5 e uno da 3, perché ho troppe console e in uno da 5 non ci stanno. Potevo prendere anche un altro da 5, ma non mi serviva perché non ne ho così tante, quindi uno da 3 è perfetto. E sono della Bandridge, si chiama SBB7725. E questo 7723 sono quelli manuali, perché non rovinano la qualità video, mentre quelli automatici la rovinano.
Quindi qui uno seleziona le sorgenti. Adesso, per esempio, ho acceso Nintendo 64. Tutte le mie console hanno un ODE, un Optical Drive Emulator. Quindi non devo più usare dischi. Ovviamente Nintendo 64 non aveva dischi, però vedete qui c'ho l'Everdrive 64 di Kritz. Ho tutti i giochi, posso giocarlo su tutti i tipi di televisori, perché è nell'uscita la prima. Poi seleziono qua. E poi prima di arrivare allo scheder, vedete come sono schermati i cavi, sono molto schermati. Li trovate tutti sul sito del Retro Gaming Cable. E esce e va in questo qui. Allora, questi sono SCART Switcher, cioè ci permette di selezionare la sorgente. Invece questo è uno SCART Splitter, questo qua. E cosa fa? Splitta il segnale in due parti. Quindi poi da un lato va la tubo catodica, dall'altro va di là, la parte HD. In modo tale io ho la doppia esperienza. Posso giocare sia vecchio stile, vecchio retro gaming vecchio stile, che retro gaming nuovo stile, tutto upscalato in 1080. Quindi qui ci sta la risoluzione nativa. Nel caso di Nintendo 64, 240p, e sul tubo catodico, visto che è un tubo catodico normale, regge il 240p, il 288p, che è la controparte PAL del 240p, e regge il 480 interlacciato e il 576 interlacciato. Non regge altre risoluzioni. Se avessi una PVM o una BVM, Professional Video Tone Monitor, mi reggerebbe anche la progressiva a 31 kHz, che sarebbe il 480p. Ma non è il mio caso, perché questi monitor costano più di 2000 euro, difficilissimi da trovare. Quindi una normale TV tubo catodico regge queste risoluzioni. Invece qua cosa succede? Arrivano in questa risoluzione. Poi questo scaler di default, cioè sul telecomando potete cambiare le risoluzioni, potete mettere le scanlines in modo tale che simuli una vecchia TV. Cosa fa? Fa raddoppia la risoluzione. Quindi un 240p diventa un 480p, un 288p diventa un 576p, ve lo porta in progressivo ovviamente, e anche l'interlacciato viene portato in progressivo attraverso una tecnica che si chiama Bob the Interlacing o Line 2X Line. Praticamente è un line doubler questo qua, piuttosto che uno scaler. Quindi praticamente ogni tipo di risoluzione che esce dalle console di quinta e sesta gen entra qui e viene portato in progressivo 480p o 576p. Poi dopo vi spiego come si collega. 64, io ho l'Everdrive con l'SD da 16 giga, mi seleziono un gioco, vado su per esempio Killer Instinct Gold, faccio partire, è tutto sincronizzato e come vedete è tutto perfetto. Accendo anche l'audio, è tutto perfetto, si è benissimo, guardate la qualità. Dopo ci sarà tutta la qualità catturata in modo corretto alla fine del video, però vi faccio vedere. Immediato, questo è un esempio. Quindi per esempio questo è Nintendo 64, quindi spengo, poi andiamo sulla Play 1, accendo, ecco qui c'è la Play 1, adesso arriva anche là, vedete c'è lo Psyo, che è questo qua, che è l'Optical Drive Emulator. Per tutte queste cose dovete informarmi separatamente, perché io non posso mettermi qua a parlare di ogni modifica di ogni console in un video. Però questo è lo Psyo, ci sono tutti i video dedicati, vedete sta partendo, e anche qua posso selezionare tutti i giochi, quindi non devo più masterizzare i dischi, uso proprio le immagini pure. Anche lei con un cavo SCART RGB Pack a Punch Pro. Questa era un Sync, no, C-Sync, e anche questa, però va bene anche il Sync con Luma, con la PS1. E li trovate tutti sul sito Retro Gaming Cable. Io seleziono un gioco, tipo Crash Bandicoot 3. Vedete, da SD c'è un SD da 256 giga, quindi ci sta parecchia roba. E anche qua parte tutto come al solito. Vedete, lo scheda seleziona la risoluzione. Qua però lo vedo in 1080, dopo vi spiegherò come, fra pochissimo. Vedete, 576p in questo caso, perché PAL, e funziona perfettamente. Funziona perfettamente. Quindi adesso spengo anche qua. Poi c'è l'Xbox. Box. L'Xbox cosa fa? L'Xbox c'è un cavo SCART RGB Pack a Punch ma Pro, ma vedete sul tubo catodico non si vede, non va in sync, perché?
perché ha un cavo particolare, sempre acquistato dalla Retro Gaming Cables, che supporta il segnale di tipo component. Quindi io sono riuscito a usare, vedete non va in sync, è normale, a meno che non avete un professional video monitor, invece là tutto perfetto. Perché ha una risoluzione progressiva, 480p, che è molto meglio di interlacciato, perché l'Xbox è capace, essendo di sesta gen, come la Play 2, come il Dreamcast, come il GameCube, di supportare risoluzioni progressive a risoluzione standard, si chiama Enhanced Enhanced HD, sarebbe EHD, sarebbe, che non è ancora HD, ma è una risoluzione avanzata, mentre l'interlacciato è SD, standard, sarebbe, standard definition. E niente, quindi lui su un tubo catodico normale non si vede, ma è meglio vederlo in progressivo, perché non abbiamo l'interlacciato, infatti l'immagine è perfetta, questa qua è modificata, questa è modificata, soft mod, che è perfetta, vedete tutti i giochi, ne seleziono per esempio, non so, metto tutti gli emulatori ovviamente, tutto quanto, c'ha l'hard disk, ho cambiato l'hard disk da 320 GB hard disk PATA, ho sostituito quello da 8, i controller sono tutti originali ovviamente, di tutte le console, non uso controller di terze parti, vedete, in 480, e se è perfetto, funziona tutto perfetto, permette di mandare un segnale component progressivo attraverso un cavo SCART, altrimenti avrei dovuto comprare anche uno component switcher, sarebbe stato un bel casino, si complica il setup. Io in questo modo sono riuscito a tenere il setup semplice con lo stesso tipo di cavo ma con la qualità di un component. Questa cosa purtroppo non ho potuto farla con il GameCube, e dopo vi faccio vedere. Quindi funziona perfettamente, spegniamo. Adesso il quarto è il Saturn che ha, ecco, è l'unico che ancora devo trovare l'ode, l'optica dell'emulator, perché voglio metterci il REA, questo è un Saturn Model 2, ci vuole il REA, che però ha dei prezzi folli perché purtroppo non viene più prodotto, ne ho trovato uno minimo 200 euro ma fino a un mese fa meno di 300 non si trovava. Vedete il Saturn, ecco, è della generazione della quinta, funziona benissimo sul tubo catodico. E anche qua devo cambiare sorgente perché l'Xbox era un segnale progressivo, quindi metto l'RGB normale e adesso si vede anche qua. Infatti, vedete, è modificato con l'Action Replay, c'è cioè la modifica pseudo Saturn Kai Lite versione 6.3.414, ma ben presto, appena lo trovo a un prezzo decente, ma 200 euro è già decente perché 350 è veramente troppo, ci metto questo driver emulator, optica driver emulator, che così posso usare l'SD anche qua ed evito di masterizzare. Per ora c'ho la modifica questa qua, la modifica soft mod, e masterizzo, ma anzi molto schermato, con LumaSync, perché il Saturn è particolare, perché il Saturn, se è una versione PAL europea, ci vuole il sync con Luma, se è americano ci vuole il C-Sync, perché se li invertite si brucia, non è come le altre console che se uno scambia cavo ci mette un C-Sync piuttosto che un LumaSync non succede niente, basta che abbiate il sistema che lo supporta, ok. Qui è veramente pericoloso, perché se mettete il cavo sbagliato fottete la macchina. È solo il Saturn che è fatto così, e bisogna saperlo. Quindi un cavo bisogna stare molto attenti se avete la versione PAL o NTSC americano o giapponese. Poi rimane la Play 2, lei c'ha il cavo SCART, vabbè, modificata col FrameCut, Play 2 Slim, che è di chiavetta, memory card, lei ha il cavo SCART RGB Pack-a-Punch Pro sync con Luma, sempre da Retro Gaming Cables, e supporta come l'Xbox, abbiamo il PC schiavo qua collegato praticamente, che praticamente le ISO stanno sul PC, una cartella di rete condivisa, un portatile, e col cavo cavo crossover uso OPL l'ultima versione e i giochi vanno. Se vedete un esempio, quindi andiamo su OPL, l'ultima versione, e quindi non li uso da USB perché da USB laggano, perché l'USB è un tipo 1.1, invece con la porta Ethernet, non avendo una FAT, è come se l'avessi, perché praticamente non uso l'hard disk sulla console, ma uso l'hard disk del PC che tramite il cavo crossover posso leggere i giochi. Anche qua vedete, grazie a FrameCut posso forzare il progressivo, ma con lo scaler andiamo in 576p, e adesso si vede, guardate. Abbiamo la Play 2 in progressivo, come Xbox, perché anche la Play 2
può fare segnale progressivo attraverso un caos card, però utilizza una tecnica che si chiama Sync on Green, che se voi avete uno scaler che lo supporta, nel caso dell'USC sì, vedete perfetto in progressivo, altrimenti vedrete tutto verde, perché il sync va attraverso il colore green. Vedete, io faccio partire un gioco, adesso questo vabbè è un gioco di me. Flashando i colori. Comunque tutti i controller che ho qua sono di prime parti, quindi ufficiali. Però per alcune console uso dei controller più adatti. Per esempio nel Nintendo 64 uso il Retro Fighters Brawler 64, perché è molto più comodo secondo me di un controller ufficiale, tutto per giocare in due. Per il GameCube uso il suo, perché è meglio che quello di GameCube non esiste. Play 1 uso i suoi. Xbox uso i suoi. Saturn però uso questo qua, che è il Brawler Gen, che è quello del Genesis, fatto anche per il Saturn, sempre della Retro Fighters, che è ottimo. Hanno una forma, sono più ergonomici, più moderni. Play 2 uso i suoi originali. Dreamcast stessa storia, uso il Dreamcast DC della Retro Fighters, perché è un ottimo controller. Alcuni sono più, non ordini, bisogna accettare certe cose. Alcuni controller sono meglio di terze parti, ma i Retro Fighters hanno un'ottima marca. Vedete? Funziona anche qua. Dando PL, quindi spegniamo la Play 2 e col primo switch abbiamo finito. Adesso cosa? Quindi questo riguarda il primo switch. Adesso ci sono delle eccezioni. Allora, il GameCube l'abbiamo lasciato fuori, perché il GameCube è l'unica console qua che anche Xbox e Play 2 supportano un segnale compone progressivo, ma li usa attraverso un cavo SCART. Invece il GameCube è l'unico che usa proprio il cavo component. E ragazzi, io sono uno dei pochissimi rari possessori del cavo ufficiale component della Nintendo e GameCube, che almeno il 300 euro non si trova, ed è l'unico modo per avere risoluzione progressiva e massimo qualità su un GameCube. Dovete avere la porta digitale, ovviamente, va attaccato lì, lo accendo, quindi non uso switcher perché lì sono scarte. Si va dietro lo scaler c'ha un'entrata scarte, che è quella da dove arrivano tutte queste console, un ingresso, poi c'ha component e VGA, quindi io setto component. Vedete qui tre spinotti colorati? È il cavo, è il GameCube, guardate. Abbiamo il switch del GameCube. In progressivo. Seleziono qualsiasi gioco. Lui ha modificato il GameCube con il GC Loader. GC Loader, che sarebbe l'optica dell'emulator del GameCube. Faccio partire, che ne so, Pokémon Colosseum. Lo faccio partire in progressivo. 576p forzato, vedete? Perché normalmente non ci sarebbe questa funzione, però con Switch, guardate. Ah, ho anche questo che è il SD Jayco, che è praticamente l'adattatore della memory card SD che permette di far partire il gioco. Guardate, video mode pal 576p, sta partendo. Allora, se voi mettete 50 Hz dovete mettere 576p, se mettete 60 dovete mettere 480p e funziona perfettamente, senza lag, senza niente. Ovviamente sul tubo catodico non si vede. Quindi spengo. Cosa è rimasto, ragazzi? È rimasto il Dreamcast, quindi lasciamo stare questo. Dreamcast, anche lui. Il Dreamcast è la risoluzione migliore se la tramite il VGA. Ma in questo caso uso un cavo SCART RGB PackaPunch Pro, sempre da Retro Gaming Cables, che è modificato a uno switcher che supporta segnale progressivo interlacciato. Vedete, il tubo catodico non lo vede, invece guardate, là vede in progressivo. Quindi dietro c'è un pieriolino che si schiaccia per selezionare se volete una risoluzione interlacciata progressiva. E ho il GDEMU, faccio vedere che c'è il GDEMU, quindi anche qua uso l'SD. Vedere, quindi anche qua col cavo SCART ho un progressivo, un segnale progressivo come se fosse un VGA, quindi evito varie scatole Toro, tutti i vari adattatori. Vedete, GDEMU, e faccio partire un Soul Calibur. Questa è perfetta. Qui c'ho il mixer, c'ho l'altra scheda, poi c'ho l'altra 360. Allora, le console nuove, nel caso della 360, PS3, Wii U, non le mostro perché non è retro gaming, è settima gen. Io volevo mostrarvi le vecchie console. Queste qua sono normalmente collegate a un cavo HDMI, niente di strano, messe in 1080. Però vedete? Ecco, anche il Dreamcast funziona perfettamente. Qualità eccelsa. Quindi spegniamo anche il Dreamcast. Rimane l'ultimo, che è l'arcade, le schede, guardate, questo
Ed è questa, ragazzi, la mia Super Gun consolizzata. Adesso sto usando in modalità Neo Geo, quindi faccio partire un Metal Slug 3, partito. La qualità sta qua, anche se sto tipo HD si vede molto bene. Quindi io qua ho uno switch che mi permette di scegliere tra MVS e Jamma. Adesso MVS, stiamo usando la cartuccia nel Neo Geo dell'SNK, però se schiaccio Jamma, si accende il Jamma qui, e posso usare tutte le schede arcade, un MVS slot, una Pandora Box, un Game Crystal come questo, tutto quanto. Invece questa è una scheda arcade che ora non uso, ma la userò in un cabinato che costruirò, e ce la butterò dentro, ci metterò o la Pandora, l'MVS slot, perché adesso non mi serve più l'MVS slot avendo un MVS consolizzata, che è anche una Super Gun. Questa qua invece è una Super Gun semplice, questo è un ibrido tra un MVS e una Super Gun. Ora le mettiamo Jamma e si riavvia, e come vi ho già fatto vedere. Anche qua ho un cavo SCART RGB, questo qua l'ho preso dalla Insurrection Industries, che è il cavo SCART ufficiale del Neo Geo Ice, del Neo Geo CD con l'adattatore, e è SCART RGB la qualità, perché è meglio del component. Tra SCART RGB e component scendete sempre il SCART RGB. Poi cosa succede? Tutto spiegato qua, vi ho spiegato. Quindi entrano tutti i segnali SCART, entra il segnale component del GameCube, poi cosa entra? Il VGA, che è quello della PSP, che c'ho questo scaler, che mi permette di attaccare l'entrata component a cui ci attacco col cavo della PSP ufficiale Sony, a cui ci attacco la PSP quando voglio catturare la PSP, io switcho qua, e mi permette anche di zoomare la risoluzione della PSP a schermo intero. Quindi entrata VGA della Pandora, entrata component della PSP, escono in VGA e vanno lo scaler, l'OSC, che lo seleziono dalla terzo input. Poi tutte queste cose vengono portate, ve l'ho detto, in progressivo 480p, escono in HDMI, vanno dietro, guardate qua si vede, vanno a uno switcher HDMI, che è questo, il Kinivo 501BN, e ci arriva l'HDMI che esce dall'OSC, l'HDMI della PS3, l'HDMI della 360, l'HDMI del computer là in fondo, perché infatti guardate, io spengo lo scaler e viene il computer, guardate, cavo HDMI da 6 metri, vedete? Computer. E poi c'è l'HDMI della Wii U, le due 360 switch e due HDMI perché sono uguali. Poi vanno a un HDMI switch e splitter, che mi raddoppia il segnale fra questa TV e quest'altra, in modo tale che ho due TV, una più grossa e una più piccola. Poi questo, il cavo che esce da questo, i due cavi, uno, quello che va alla TV piccola, passa attraverso la Game Capture Avermedia HD2 e viene catturato a qualità nativa della console e va a questa TV e finisce lì, in modo tale che su questa TV vedo la qualità nativa, la risoluzione nativa, come sul tubo catodico, però là vedo il tubo catodico, qua vedo la TV. Invece questa TV, prima di arrivare alla TV, l'altro cavo HDMI arriva a dentro questo aggeggio che si chiama M Classic, che è uno scaler che porta la risoluzione da 480p o 576p, dipende se parla americano, a 1080p e 60fps, e mi permette di scegliere varie modalità. C'è la modalità retro che mi lascia il gioco in 4 terzi, modalità moderna che mette l'immagine a 16 noni, e modalità off che lascia il gioco a risoluzione standard. Io metto sempre retro con le console 4 terzi. Poi, ultima cosa, il cavo HDMI esce dalla M Classic, va nella scheda di cattura, la Avermedia Live Gamer Portable 2, e va al PC là in fondo, e io lo vedo nel programma. L'audio viene gestito dal mixer, ovviamente, lo posso sentire attraverso l'USB della scheda, là con le cuffie, di tutte le console. Altra cosa che non ho detto, ovviamente, qua c'è il controller ufficiale dell'SNK della Neo Geo, con gli arcade, e questo è il volante da Play 2. Con la Wii U ovviamente posso emulare qualsiasi cosa, anche ho questo adattatore per usare i controlli del GameCube sulla Wii U, questa carrellata di catture, per ogni console metterò 2 o 3 giochi in modo tale che potete vedere la qualità